Beh, eccola la sorpresa, cioè, capite? Io ho avuto l'onore di truccare Jane, Alexander dentro casa mia. Grazie, io sono super onorata di essere qui. Sei bravissima e sono molto Grazie. molto contenta. Come vi avevo accennato, ci siamo incontrate, abbiamo organizzato questa cosa, vi lasciamo il tutorial, fateci sapere che cosa ne pensate della palette Jane. Buona giornata, ciao! Ciao. Eccoci, come vi avevo promesso, guardate chi c'è oggi. Ciao! Che onore, cioè non potete capire l'ansia e l'onore di truccare Jane Ma Alexander. non è vero, dai, non è vero, lei dice così, È però vero? non ho né ansia né altro, Benissimo. ma non è vero. Io l'ho vista quando sono arrivata e cosa ti ho detto? Cos'è stata la prima cosa Sì, ma infatti. che ti ho detto? Cos'è stata la prima cosa che ti ho detto? Dillo. No, mi imbarazza anche Ho solo detto, dirlo. oddio, guarda quando ti sei. Cioè, t'ho visto, sembri proprio quella lì, capito? Sei Cioè, uguale, capite? identica. Lei che lo dice a me. Oh, vabbè, detto questo, io ho l'ansia, meno male che c'ho il fondo qui che copre il rossore, che il fondo di Alessandro copre anche Certo, questo. sì. E come vi avevo detto nel video di prima, ci siamo incontrate per fare rifornimento entrambe da Stefania e abbiamo detto perché non fare insieme un video, quindi lei ha ancora impacchettato il suo Sì. bottino e lo proviamo insieme. Sì, perché io voglio farmi truccare da te. È un onore. Ma guarda, io voglio farmi truccare da te con i prodotti di Stefania, cioè Quindi questa è proprio la mia speriamo di non fare cosa. pasticci. Apriamo la busta e vediamo cosa c'è. Spacchettamento avvenuto. Avvenuto. Un sacco di roba. Mamma mia. Vabbè, ho capito, ho esagerato. No, vabbè, capisco che uno poi si fa prendere Ma sì, dall'enfasi. perché poi mi sento femmina quando vado là, no? Ci stanno tutte quelle Ah cose sì, tutte perché mi ha detto belle. prima io non mi sento mai femmina. No. Cioè, per me è esattamente il contrario perché lei è tipo la femminilità. Invece pensa, Vedete adesso mi quanto. trucca. Sì. Proprio per quello io compro le cose, però poi non le so usare. Allora io spero che tu adesso mi insegnerai ad usare tutto al migliore Vediamo, dei modi. l'occhiale te lo faccio togliere. Vai. L'idratazione già c'era, la crema l'aveva messo e apriamo, come vedete, in tonso il suo orange, che Allora, orange per me è la vita, io è senza orange. orange non vivo, non esco di casa, oggi sono uscita di casa senza orange solo perché venivo qua, ma Con io, l'occhiale, sì, no, io non esco di casa senza vedete? avermi No, messo l'orange è l'orange sopra gli veramente un occhi, must have. coprire qua un po', cioè io vivo di E orange. orange sia. E orange Guarda leggermente su e l'orange farà la sua magia. sì, ma già lo sento. Io trovo questa cosa incredibile, No, guarda, guarda, ovviamente che non lo guarda, famo. Sì, no, l'orange cioè fa proprio un altro. sì. A questo punto un filino però di fondo ce lo mettiamo. L'hai comprato? Sì, Sta qua. l'ho comprato. Il gesso l'ho messo proprio in maniera molto leggera, tanto per dare una omogenizzazione alla base. Stop. Fatto questo però, dobbiamo incipriare. E opacizzata. Siamo pronti per andare ad aprire la tua palette. Perché in realtà, Sì. dai, io ho copiato te. Perché io l'ho presa quella la tua, la sua è ancora in tonsa. Meravigliosa. Togliamo la pellicolina e abbiamo quindi, a parte lo specchio grande che è Sì, no, la sempre specchia grande è fondamentale. utile, i tre fondotinta cipriati, chiaro, medio e scuro, e i tre blush che possono essere utilizzati anche come ombretti. Ok. Le faccio prima a metà così si vede la differenza. Io uso il fair dove voglio dare luce. E andiamo a contrasto con qualcosa che invece dia tridimensionalità. Ok. Mentre con l'altro colore omogenizziamo e lasciamo l'effetto carne. Questo in realtà è un fondo cipriato, ma tu lo puoi utilizzare sfumandolo anche per fare Una specie di contorni. contouring. Bravissima. Ok. Vado leggermente qui sulla fronte all'attaccatura dei capelli e ha dato già un po' di tridimensionalità, ma non può rimanere questo stacco evidente. Facciamo con il pennello, prendo il colore intermedio, che è il Sand 1, e vado a sfumare sulle altre parti. Io andrei a fare un altro po' di contouring perché ho visto che hai preso anche il top, Sì, che è un a altro me piace must have. tantissimo il Sì, top, l'ho usato a volte come ombretto perché mi piace è proprio tanto, vero. E tanto. soprattutto, ecco, per te che hai l'incarnato molto chiaro, il capello di una colorazione di quelle wow, se usi un colore un pochino troppo strano per le ombre ti si vede. Invece in questo modo, se ce lo vedi così, non sembra neanche un colore. No, Invece è è una proprio. specie di beige, è proprio top, Sì, è sì. proprio un'ombra. Oggi ti senti un po' soft orange? Sì. Si vede? Sì. C'ho proprio la faccia da soft orange. Soft orange oggi. E andiamo a fare un po' di colorino salute. Sì, no, fondamentale. Sì. E Fondamentale. andiamo anche a colorare le sopracciglia, che sono un'altra cosa che a livello psicologico proprio incornicia lo Sì. sguardo. Eccola la latte. Con la latte, quella più trasparente, vado a fare la bordatura. E adesso vado a fare invece dei pelettini con quella più scura, che è la Tech. E con il fair, come ho fatto prima su di me, vado a fare un ombretto chiaro. Sotto Sì, proprio. che
Che dà un po' di risalto. Esatto. Come quando metti il rossetto e metti un po' di... Bravissima. Okay. E ti rende anche il disegno della sopracciglia molto più definito. E adesso ti faccio ridere. Sì. Oppure impaurire, non lo so. Mm. Perché io prenderò un po' di ombretto, questo, e lo vado a passare sulle sopracciglia. Perché io c'ho i capelli rossi. Mm-hmm. Quindi, per non lasciare proprio l'effetto troppo cenere, vado con l'ombretto leggerissimamente a sfumare la sopracciglia, se si vuole dare un effetto più simile al capello. Vado a passare sempre il fair su tutto quanto l'occhio, tutto da quanto la palpebra mobile. Ah, ok. Perché? Perché dare una base, tipo? Per dare una base, per rendere la palpebra di una colorazione più omogenea, sì. E aprire lo sguardo. Ora mi prendo sempre il soft orange e vado a scolpire leggerissimamente la piega. Questa, ad esempio, se lo fai a casa, è una cosa che puoi fare anche con l'occhio aperto. Ok. Cioè, ti guardi dritta e senti esattamente, sì, dove è la tua piega palpebrale e sfumi il prodotto da lì. Perché hai scelto di farlo con il soft orange e non con magari quello un po' più scuro, tipo, non lo so, questo? Questo, faccio vedere, che l'ho fatto anche prima nel video. Questo che è più leggero va a sfumare, questo invece che è un pochino più intenso me lo utilizzo qui. Ah, ok, per fare l'angolino. Bravissima. Ok. Quindi questa è la dimostrazione che anche due blush, sì, se di due toni diversi, utilizzati con questo principio, la tridimensionalità all'occhio la danno lo stesso. Sì. Poi, tra l'altro, queste colorazioni così ramate, corallo, aragosta, aranciate, comunque, perché l'occhio verde, sì, esatto, enfatizzano tantissimo. Mm. E come dicevo, mi riprendo l'R2, nascosti qua dietro ci sono i fazzoletti, e vado con il detergente a rimuovere tutto. Quando lo fate con un pennello così grande, fai una cosa molto molto leggera, okay, perché lo facciamo evaporare velocemente, quindi lo faccio asciugare un attimo perché evapora subito, nel frattempo passo una cosa sotto l'occhio e poi lo utilizziamo. Quindi con un pennello, scusami, con un pennello così non facciamo una roba tipo che intingiamo, no, il pennello dentro. Né con quello, né con uno così? Sì, perché la setola si, vedi, una sezione molto stretta, si asciuga subito, nemmeno con questi, okay, cioè anche questi vanno puliti. Ok. Nel verso del pelo. Con un pennellino più di precisione, mi utilizzo l'LG1, prendo quella che abbiamo definito terra. Sì, con la Sun 3. La Sun, brava. E vado, guarda su, nella parte esterna, lateralmente, a crearti un'ombra. Che figo. Che sono quegli effetti trucchi naturali, leggeri, sì, che però diventano correttivi. Mentre, nell'altro lato, internamente, con cosa andrò secondo te? Nell'altro lato internamente con quello chiaro. Guarda su, per lo stesso principio, perché vai ad aprire di più, sì, l'interno. Sì. Tu, nell'interno dell'occhio, sei da matita scura o no? Io quando mi trucco mi piace tanto mettermi la matita allora, scura. Allora scuriamo, sì, la rima interna. Sì, mi piace tanto. Cioè, quando mi trucco lo faccio. Ok. Dipende, ci stanno anche le volte che magari appunto metto soltanto un po' di mattone qua e cerco di fare una specie di smoking. Così, veloce, però se mi... Vediamo allora se ce la mettiamo. Intanto ho preso la matita nera, okay, e vado prima sopra. Prendo il pennellino tagliato più grande, il D2, che è fenomenale, perché con questo cosa vai a fare? Tu quando passi la riga di matita non viene mai precisa. No. Perché ci sono sempre delle discromie sull'occhio, oppure se stai così salta, quindi poi si vedono... Certo, è che ci stanno le si può dire, rughette. Sì, le linee di espressione. Le linee di espressione, che ovviamente quando uno passa la cosa, cioè, sì, la pelle è pelle, non è... Sì, esatto, non è tirata. No. E neanche 20 anni in realtà tirata. No, no, è pelle, è così. Quindi. E invece se tu vai con l'ombretto e il pennellino a fare dei piccoli trattini sopra... Ok, la uniformi. Vai, bravissima. Cioè. La cosa che ti aiuta tanto è, nella parte finale, mm-hmm, allora a volte proprio fare la riga, mezzo prima, la liner quando me lo faccio... No. Se tu invece con il pennellino lo pieghi e fai questo, dai questa sfumatura esterna, che se la riga ti viene un pochino imprecisa, te la... Sì. Sì. Prendi da qui. Sì. Pieghi, vedi, piego in questo modo e comincia a dare dei piccoli trattini verso l'alto. E ti danno l'effetto di allungare, sì, ma otticamente guardate dritta. Lo vedi che questa è la parte che tende a scendere? Sì, sì.
lì, anche col top volendo, o col semplice ombretto, questa è la parte che deve essere ombreggiata un po' di più, perché otticamente deve rientrare e ti dà l'effetto di occhio allungato. Ok. Cioè, anche a vedere a distanza così, l'occhio da una parte, vedi, è allungato, dall'altra è più tondo. Sì. Quindi se piace il tondo si rimane così, se piace l'occhio da gatta si allunga. Vado leggermente sotto con la matita, guarda in alto. Vado con l'ombretto dentro l'occhio. Se lo applichi con il pennellino, senza premere, tu devi sfruttare l'umidità del tuo occhio. Ok. Perché se tu prendi il pennello, poggi, senti che aderisce, cioè rimane lì. Io non vado a sfregare. Sì. Vado con un filino di mascara nella parte interna. Mascara? Di mascara. Buongiorno. Vado con un filino di eyeliner nella parte interna. Ok, io l'eyeliner c'ho sempre il terrore. Ma lo so, fa paura a tutte. Ah. Però usato tranquillo, ok, vai, è facile. Okay. Guarda giù, come lo usi in maniera tranquilla, vai all'attaccatura delle ciglia. Mm-hmm. Senti che faccio anche qui dei piccoli trattini. Sì. Cioè non fare la splendida, prendi e fai l'eyeliner. No, tra l'altro il feltro, facciamo tutto pure loro, è grande e rigido, quindi okay, quando fai la riga è facile da gestire. Ok, ok. Ora mi rimarrà una vita qua, lo sai, perché sono super resistente. Guarda giù e vado leggermente qua. Se non ti piace un effetto molto duro di eyeliner, perché può farlo, riprendiamo il nostro black e vai sopra all'eyeliner leggerissimamente a renderlo più morbido. Anche come abbiamo fatto prima con la matita. Esatto. Ho visto dei tutorial in cui spiegavano appunto quello che stai facendo tu, cioè che il mascara si mette prima così e poi bravissima, così. Bravissima, prima su. E io ho sempre messo invece male. Così, quindi è sempre colorato da metà ciglia, insomma. Sì. È arrivato il momento labbra. Ah, ok, questo è rosso, ti prego. Che accenderà? Certo, io sono andata con questo perché è quello che hai preso tu. Accendiamo con Deep Red. Wow. Poi tu te lo ripasserai da sola nella tua borsetta. Questa cosa, ah, sai che faccio? Allora, ci vado anche con la matita, visto che siamo di labbra importanti. Sì, sì, sì. Usiamo anche la matita red, così lo facciamo ancora più vivace. Cambio di programma? Sì. Allora, io mi metto la matita, l'hai fatto già da sola. Siccome io non ho le labbra proprio grandi, no? Però sono proporzionate. Sono proporzionate, ma le chiamerei, non ti dico sottili, però nemmeno carnose, ok? Regolari. Regolari. E già da prima, ma andando avanti un po' con gli anni. Sì, ovviamente. Uno vuole, esatto. E quindi io le allargo qua ai lati, come tu hai già fatto un pochino, qua, con la matita. Come io non mi piace molto la chirurgia e questi ritocchi. No, io ho fatto proprio contraria. Io finora non ho fatto niente. No, manco spendi, io, si vede, non ho no, fatto non più. Si vede, perché tu dimostri 20 anni di meno. Grazie. E quindi, scusate, dicevo, allora, quelle poche cose che faccio le faccio col trucco. Vero, cioè. Ma il trucco si chiama trucco. Quindi è un accorgimento prospettico, tridimensionale, che ci cambia i visi. E la cosa bella del trucco è che tu ti svegli la mattina e puoi scegliere di essere ciò che ti senti. Sì, esatto. Ah, vuoi fare quella cosa? Falla tu. Quale? Se vuoi definire questa tua spugnetta con il fondo. Aspetta, fammi mettere. Vai. Vado, eh. Allora. E la bocca diventa subito assoluta. Guarda, ecco, ad esempio questo è un trucco che sta benissimo anche per scolocchiale. Sì. Perché si vede l'occhio contornato, i colori rimangono delle ombreggiature, sono colori opachi sotto, quindi non ti fanno riverbero sotto la lente. Comunque vedi la bocca. Fai un po' Uma Thurman comunque. Te l'hanno mai detto? No. Io ti trovo un po' Uma Thurman. Bene, diciamo che siamo pronte. Quindi, stessi prodotti, effetto, anche se applicati nello stesso modo, comunque diverso. Sì, sì. Perché il colore dei capelli, il colore dell'incarnato. La voglia, cambia. E speriamo che vi sia piaciuta questo. Io mi sono divertita molto. E ti ringrazio per avermi insegnato un sacco di cose. Ma grazie a te. E finalmente potrò usare la mia palette. Sì, questa io la chiamerei palette Jane. Questa la chiameremo palette Jane. Palette Jane. Palette Jane. Palette Jane con i fondi e i blush, che in realtà sono anche degli ombretti. Sì. Quindi fateci sapere nei commenti che ne pensate e speriamo di avervi fatto compagnia. Ciao. Buona giornata, ciao!